Benvenuti gentili telespettatori alla Tenso Struttura di Maranola per l'ottava giornata di campionato C2 di calcio a 5. Dopo i fatti di San Basilio si torna sul rettangolo di gioco, oggi l'Heracles secondo sfida il Lele Nettuno fermo al decimo posto. Chi ti parla è Francesco Di Luna, accanto a me per curare le riprese c'è Tiziana Palombi. Andiamo a leggere le formazioni per quanto riguarda l'Heracles: 1 Petrella, 22 Napolitano, 3 Valerio, 5 Ferrara, 6 Treia, 7 Monaco, 8 Colacicco, 9 Cordatore, 10 Riso, 11 Mella, 17 Supino, 20 Corrente, allenatore Matteo Magari. Per il Lele Nettuno invece 99 Mirani, 2 Bialkov, 3 Golisano, 4 Moncada, 5 Amadori, 6 Novara, 7 Pace, 8 Moroder, 10 Monteforte, 13 De Petris Leonardo, 14 Toscan, 15 De Petris Cristian, allenatore Fabrizio Gentile. Arbitra il signor Di Girolamo della sezione di Frosinone. Le squadre si scambiano un saluto e iniziano ad avvicinarsi al rettangolo di gioco. Si ritorna in campo dopo i fatti di San Basilio, un episodio spiacevole che ha coinvolto un arbitro aggredito da due tifosi. Per questo motivo c'è stato un turno di stop per tutti i campionati calcistici e dilettantistici a livello regionale nel Lazio, fermi quindi i campionati dalla terza categoria all'eccellenza e tutti i campionati di calcio a 5. L'unica squadra del campionato di calcio a 5 C2 di Girone A che ha recuperato l'incontro è lo United Pomezia, primo in classifica, che ha vinto 10-1 con il Pontinia e che si porta in testa a 4 punti dall'Heracles. Quindi oggi l'Heracles dovrà riaccorciare nuovamente le distanze per continuare la rincorsa. Intanto in campo per il minturno per l'Heracles Petrella, Ferrara, Corrente, Colacicco e Riso. Per il Lele Nettuno, intanto siamo partiti, fischia l'arbitro Di Girolamo. Per il Lele Nettuno il numero 5 Amadori, il numero 4 Moncada, il numero 15 De Petris Cristian ed il numero 6 Monteforte, a porta Milani. Ferrara scambia con Riso. Inizia con il possesso del pallone la squadra di casa, che oggi ricordiamolo per... Intanto tenta la rovesciata Riso, alta sopra la traversa, ma prima splendida giocata del numero 10 in casacca nera. Dicevamo, l'Heracles dovrà mantenere il passo per mantenere in vita la lotta per le prime posizioni di questo campionato dopo lo scontro diretto che ha visto pareggiare per 4-4 appunto l'Heracles ed il Pomezia dopo una splendida partita con rimonte e controrimonte, con due gol di Colacicco nei minuti finali che riagguantano il pareggio. Le squadre si erano confermate nelle prime posizioni con due punti di distacco. L'Heracles ha pagato i due punti persi a Terracina, quest'oggi non può permettersi di perdere punti. Intanto ancora Riso, lungo per Colacicco che stoppa con una spalla, tenta la giocata ma chiude benissimo numero 6 Novara. Riso ancora scambia con Corrente, intervento pulito del portiere. Si riparte da Petrella dopo un rilancio del difensore del Nettuno. Intanto Michele Corrente ancora scambia con Colacicco, partono fortissimo i ragazzi di casa. Ferrara scambia con Riso, ancora per Corrente, Petrella. Fluido il possesso palla dell'Heracles, sbaglia in questo caso invece Colacicco. Palla a Moncada che scambia con Amadori, non conquista il fallo, non fischia l'arbitro. Intanto Colacicco ancora
recupera benissimo palla Amadori. De Petris per Moncada, ancora De Petris, sale Novara, non controlla bene questo pallone Amadori. Ottimo il pressing di Michelino Corrente. In campo per l'Heracles Tremin Turnesi, Doc potremmo dire, Corrente con la Cicco e Ferrara, che assieme a Treia si fanno chiamare i Giampierani. Manca solo Treia in campo per formare il poker giampierano. Ancora rilancio sbagliato da parte del portiere del Nettuno. Ferrara scambia con Michele Corrente. Chiude ottimamente Novara. Occhio a Novara, appunto, che è il capocannoniere della squadra di Nettuno con 4 reti. Il Nettuno che è fermo al 10° posto con 5 punti. Non controlla bene intanto questo pallone Michele Corrente, concede un angolo a Nettuno. La scambia, riceve Novara, tenta il dribbling, chiude benissimo Ferrara. Ancora tenta la giocata De Petris. Novara tenta la conclusione, murata da Colacicco, ma l'arbitro fischia un fallo. Diciamo, il Nettuno fermo a 5 punti, fino a questo momento una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. Non è partito bene la stagione del Nettuno. Nell'ultima partita di campionato ha perso sul campo del Fondi per 4-1, è uscita anche al primo turno dalla Coppa Italia. È una squadra che sicuramente combatterà per rimanere in categoria e non retrocedere in Serie D. Ma sono proprio questi gli incontri più complicati, dovranno venire subito i nodi al pettine per l'Heracles, dovrà trovare subito la soluzione per indirizzare la gara, perché perdere punti oggi significherebbe in parte avere troppo distacco con il Pomezia, che è la diretta concorrente per la vittoria finale di questo campionato. Moncada ancora per Novara, scambia con De Pretis la giocata, chiude benissimo come sempre Michele Corrente. Ancora Riso, Riso conquista un fallo, no, invece l'arbitro dice che non c'è nulla ed è rimessa laterale. Novara, vediamo se cerca conclusione, no, scambia ancora con De Petris, si appoggia ancora a Moncada, recupera bene Ferrara, chiude ancora Amadori. Diciamo, per il Nettuno 12 gol fatti in questo campionato, 4 di Novara che è il miglior goleador, poi 3 di Monteforte, 1 di Moncada, 1 di Pace, 1 di De Petris, gli altri 2 sono di Gomiero e di Cincannago. Troppi gol invece subiti, intanto con questo un bel fallo da una buona posizione Ferrara, buono la sua partenza. Diciamo, troppi i gol subiti rispetto a quelli fatti dal Nettuno, 21 gol subiti. Invece l'Heracles rimane ancora la miglior difesa di questo campionato con soli 7 gol subiti in 6 gare, 20 gol fatti, miglior marcatore Riso con 6 gol.
proprio lui va su questa punizione con il suo destro, vedremo se cercherà direttamente la conclusione o ci sarà uno schema. Amadori ultimo, unico in barriera, scambia con Ferrara che sbaglia il passaggio, schema non riuscito. Riparte il Nettuno, Novara, bella la palla per Amadori che conquista un ottimo fallo da posizione centrale ma dalla tre quarti. Una posizione che però di solito non mette in difficoltà il portiere di casa, Petrella. Autore fino a questo momento di ottime prestazioni. Sul punto di battuta va proprio Amadori. Vediamo se anche loro cercano uno schema o direttamente una conclusione. Cerca proprio Novara, non esce anche a loro lo schema perché ferma tutto Riso. Tanto entra Treia al posto di Ferrara. Ancora Treia. Con la Cicco. Per Riso. Treia, percorrente. Treia cerca Colacicco, troppo lungo il pallone, era anche in copertura Novara. Moncada, cerca ancora Novara, il più pericoloso dei suoi fino a questo momento con degli ottimi scambi nella zona centrale del campo. E pur giocando più indietro dei suoi compagni è il miglior marcatore, non a caso deve essere un giocatore di buona categoria. Scambio tra Riso e Treia che non controlla bene. Sarà ancora rimessa dal fondo per il Nettuno, anzi no, fallo laterale. Dovrà stare attento l'Heracles a non commettere gli stessi errori di Terracina. Nonostante la porta rimase imbattuta, non riuscirono a segnare, finì 0-0. Due punti persi sicuramente in quel caso. Per questo motivo oggi dovranno sbloccarsi il prima possibile, pur mantenendo la calma però. Certo il Nettuno controfallo? No, si ribatte. Intanto sale Novara, scambio. Bene, Amadori controlla questo pallone, supera Treia. Bella la conclusione, para Petrella. Si fa trovare pronto al primo squillo di Amadori. Ancora Moncada riceve palla e sbaglia questo passaggio Amadori, intanto dà il cambio al numero 8 Moroder. Primo cambio per il Nettuno. Intanto buono il passaggio di Colacicco, Riso cerca ancora Colacicco, qui bella la giocata, chiude benissimo Novara che chiede il fallo laterale a favore, ma in realtà ha nettamente deviato il pallone. Splendida la parata di Petrella, è la prima occasione per il Nettuno, ma non ci stupisce mai il numero uno dell'Heracles che veramente nelle prime partite di campionato ha sfoggiato dei numeri incredibili anche con il Pomezia. Intanto Riso murato da Moncada, dicevo, con il Pomezia ha fatto degli ottimi salvataggi, ma ci sono stati 10 minuti in cui è crollato il muro dell'Heracles. Intanto
chiuso con la Cicco da Novara, chiude ancora sempre Novara, migliore che sua fino a questo momento. Treia per Riso, che ottiene un ottimo fallo subito da Moncada. L'arbitro ha segnato qualcosa sul taccuino, probabilmente il fallo, perché i falli sono importanti per eventuali tiri liberi. Tanto Treia sul punto di battuta, vediamo se ci sarà un altro schema o se ci sarà direttamente la conclusione. Il destro di Treia, ancora uno schema, Riso riceve, tenta la conclusione che termina vicino all'incrocio dei pali ma finisce sul fondo. Altra occasione per l'Heracles. Con la Cicco subisce un altro fallo, il terzo subito dall'Heracles. Intanto entra Mella proprio al posto di Colacicco. I due si scambiano spesso il ruolo in campo. Sono, potremmo dire così, due doppioni. Due gol di Mella in campionato, tre quelli di Colacicco, fondamentale la sua doppietta con il Pomezia quando erano sotto di 4-2. Riso ancora, cerca Mella che non controlla bene questo pallone, non lo riesce a proteggerlo, ma sbaglia tutto Moroder. Non è ancora entrato bene in partita il numero 8 del Nettuno. Treia per Riso, bello il pallone per Corrente che è uscito fuori, ed entra intanto anche il capitano, il numero 10 Monteforte, al posto di Moncada, nervoso, si siede in panchina. Novara, bello il dribbling su Mella, appoggia per Monteforte che cerca lungo De Petris che voleva provare la conclusione al volo ma chiude benissimo Treia. Intanto ancora Riso per Corrente, Corrente scambia con Treia, ancora Riso, la conclusione murata da Moroder. Quando siamo arrivati, intanto cambia lo schema, Corrente per Riso, murato da Moroder che riparte e recupera ancora Corrente. Cioè, siamo arrivati a metà della prima frazione di gioco, sembra esserci assisa la partita. Intanto la ripartenza di Petris, la conclusione murata da Treia, non la sfrutta al meglio questa occasione Christian De Petris. Angolo per il Nettuno, direttamente per il portiere che ridà il pallone a De Petris. Monteforte si appoggia a Novara, De Petris ancora per il portiere, non potrebbe ricevere questo pallone, infatti lo lascia finire sul fondo per non concedere il fallo dentro l'area. Poco attenti in questa situazione i nettunesi. Chiude ancora Novara, non fa passare nulla, neanche l'aria. Corrente, per Treia, bellissima la conclusione ma finisce poco sopra la traversa e l'arbitro dice che è angolo perché c'è stata una deviazione della barriera. Splendida conclusione di Treia. Devono continuare così i ragazzi di casa per sbloccare questo match. Con calma e tranquillità si giocheranno questo tipo di calcio, la sbloccheranno senza problemi. Riso per Mella, la giocata ma chiude Moroder che sembra essersi ripreso in questi ultimi minuti dopo un'entrata in campo non delle migliori. Intanto ancora Treia cerca la conclusione di punta che finisce sul fondo. Al 18esimo siamo ancora sullo 0-0. Novara, bello il pallone per Moroder che protegge questo pallone, subisce fallo da Treia. Ancora per terra Moroder, sofferente, una botta all'adduttore, una contusione a livello muscolare, ma si rialza, ce la fa.
Monteforte intanto riceve questo pallone da Novara, rischia, ma lancia lungo Novara per evitare ulteriori danni. Treia scambia con Michele Corrente, ancora per Riesa, appoggia per Treia, ancora Mella che si è abbassato. Treia cerca la giocata giusta ma non protegge questo pallone Riso. Intanto rischia Novara, recupera questo pallone di nuovo dopo aver sbagliato il passaggio. Intanto ancora confusione in campo, Riso prova la conclusione murata ancora da Novara. Intanto fischia l'arbitro Di Girolamo, va a riprendere le panchine ed è fallo laterale per l'Heracles. Intanto 4 falli commessi dal Nettuno, altri 2 si andrà al tiro libero a favore dell'Heracles, 2 al contrario. 3 ancora, libera il tiro per Reiso, murato da Moroder. Chiudono bene gli spazi i ragazzi in completo verde. Riso ancora scambia con Treia, ancora Riso si appoggia nuovamente a Treia. Michele Corrente non trova la giocata giusta, non può appoggiarsi al portiere, infatti cerca di superare in un dribbling ma perde il pallone e poi lo recupera Treia. Ancora controlla Mella, non controlla bene questo pallone. Time out chiamato dall'allenatore del Nettuno. Siamo ancora sullo 0-0 al 20° minuto. Come detto, il Nettuno è decimo in classifica a pari punti con il Latina Futsal, hanno entrambe infatti 5 punti, peggio di loro solo lo Sport Country Club con 4 punti, il Flora 92 Calcio con 2 e il Città di Pontinia con 0 punti. Non ha trovato fino a questo momento neanche un punto il Pontinia, insomma sono queste le squadre che fino a questo momento stanno lottando per ottenere anche qualche piccolo punto in modo tale da non rischiare di retrocedere. C'è anche il Fondi a 6 punti. Nelle zone alte invece, come detto, il Pomezza, che è anche l'unica che ha recuperato la partita di campionato saltata settimana scorsa, che è andato a 19 punti, poi segue l'Heracles con 14 ma deve giocare oggi a una partita in meno. Poi c'è il Buenaonda con 13 punti, il Virtus Faiti e il Leggio Sora con 12. Intanto si riprende De Petris, non scarica questo pallone che l'allenatore Gentile dice di appoggiare. Intanto ancora non commette fallo. De Petris scambia con Amadori, chiude bene Petrella, ma quanto hanno rischiato i locali in questa occasione. Azione confusa che ha rischiato di portare al vantaggio della squadra ospite. Intanto Amadori libera il tiro ma ci mette una mano Petrella, anzi no, direttamente sul fondo. Bella la conclusione di Amadori. Riso per Mella che potregge questo pallone, chiuso ancora dal solito Novara. Treia, intanto è entrato Supino al posto di Corrente. Treia, De Petris anticipa Riso, mette fuori Amadori. Fallo laterale per il Nettuno. Il capitano Monteforte cerca De Petris, protegge bene questo pallone e guadagna un fallo laterale. Intanto è punto a bordo campo il capitano Valerio.
che è rientrato dopo un infortunio che l'ha tenuto fuori per quasi un mesetto. E rientra adesso il capitano, il numero 2, Francesco Valerio, che ha segnato nella parte iniziale di questo campionato due reti. Importante la sua presenza. Supino intanto per Riso, si appoggia ancora a Valerio che cerca Supino, subito cerca di rendersi incisivo il capitano. Novara ancora per Monteforte. Novara ancora un pallone che non è per nessuno, cerca spesso questa giocata il numero 6 del Nettuno, una giocata ad occhi chiusi, questa volta però non premia il centrale in maglia verde. Monteforte ancora per Amadori, ancora Monteforte che subisce un fallo da Mella, il terzo. Monteforte ancora per Novara, chiuso da Valerio. Intanto rientra Moncada al posto di De Pretis, sbaglia ancora Novara, secondo passaggio sbagliato consecutivo. Riso per Mella, chiuso da Monteforte. Intanto fischia l'arbitro, calcio d'angolo, siamo al 25esimo, ancora fermi sullo 0-0. Riso cerca Valerio per quella solita conclusione al volo che nella prima partita di campionato, nella seconda contro il Leggio Sora, è valsa la vittoria. Supino ancora per Valerio. Riso per Valerio che scambia ancora con Colacicco, rientrato in campo al posto di Treglia. Colacicco ancora, si appoggia per Valerio. Supino, Colacicco, no look per Supino che calcia di sinistro, il pallone finisce a fil di palo. Altra occasione per l'Heracles. Recupera un altro pallone Valerio. Ripartenza. Scambia con Colacicco. Tu per tu col portiere. Che esce Mura. Milani, la conclusione di Colacicco. Non fischia l'arbitro. Il fallo subito da Riso. Valerio ancora per Colacicco. Sta cercando in tutti i modi la via del gol. Riso ancora per Colacicco che controlla questo pallone e guadagna un fallo laterale. Intanto l'arbitro riprende Riso per le contestazioni, dice che non era fallo, la realtà non ha visto. Supino per Valerio che cerca conclusione, murata ancora da Moncada. Stanno chiudendo perfettamente gli spazi. Supino ancora per Valerio. Colacicco si lamenta, dice di aver subito fallo. L'arbitro anche in questo caso dice che non c'è nulla. Riso si appoggia ancora a Valerio. Ancora Riso per Supino, con il mancino ancora per Riso che tenta la conclusione, ma dentro, neanche a dirlo. Cioè, intanto il tiro cross di Valerio che finisce poco sopra la traversa. Diciamo, manco a dirlo, c'era in aria Novara a bloccare il tiro di Riso. Pallone di Novara intercettato da Supino che si accentra, il mancino che sarebbe finito dritto in rete se non ci fosse stata la testa di Novara. Decine di palloni recuperati già dal numero 6. Supino per Riso, altra conclusione sopra la traversa. Moncada cerca
Monteforte, ma chiude bene Riso di testa. Protesta Riso per questo intervento del numero 4 Moncada, che è entrato con una gamba tesa e l'arbitro non ha fischiato nulla. Supino ancora cerca Riso, che allarga ancora per Colacicco, che va a puntare due uomini e poi appoggia per Supino. Valerio ancora per Supino, Supino per Riso, il pallone non è uscito, anzi sì, dice l'arbitro. Novara per Monteforte, ancora Moncada, pallone per nessuno, giocata completamente sbagliata del numero 4. Supino per Valerio, ancora Supino, appoggia nuovamente al capitano Riso, proverà a salire. Per quelle che sono le ultime azioni di questa partita, mancano circa due minuti. Supino ancora per Valerio, tenta direttamente la conclusione, interviene con un piede Milani. Ancora un'occasione per l'Heracles, che sta giocando un ottimo calcio, solito possesso palla. Pallone dentro, sbagliato di Riso, ripartenza, Monteforte protegge questo pallone, va direttamente col Mancino, chiude Petrella sulla respinta, non era pronto Novara. Ma il Nettuno gioca solo di ripartenza, si chiude e riparte. Questa è la filosofia dei Nettunosi. Intanto salva sulla linea Riso, ancora sulla ribattuta, Monteforte ipnotizzato, chiede il rigore Amadori. Grandissima occasione per il Nettuno, che non riesce però a portarsi in vantaggio. Prima Riso salva sulla linea e poi riesce ancora a bloccare il numero 5 Amadori. Intanto ancora il Nettuno in possesso di palla in queste ultime azioni di questo primo tempo. Ancora un pallone sbagliato da parte di Moncada. Petrella per Supino, Valerio, Riso per Valerio, Colacicco, sbaglia il passaggio per Riso. Siamo a 30 e 30 secondi, verosimilmente si giocherà per altri 30 secondi, a meno che l'arbitro non abbia dato due minuti di recupero. Monteforte riceve questo pallone, Moncada dice calma, giocano per difendere questo pareggio, potremmo dire. Intanto fischia l'arbitro, finisce 0-0 questo primo tempo. Solito possesso palla dell'Heracles, poche occasioni per il Nettuno. La linea è per il secondo tempo. Si rientra in campo per questo secondo tempo, la gara è ferma sullo 0-0, in campo per l'Heracles Corrente, Riso, Treglia e Colacicco a porta Petrella. Inizia intanto il secondo tempo, per il Nettuno invece Amadori, De Petris, Monteforte, Novara e Milani. In questo momento l'Heracles tocca quota 15 punti. Intanto prova ad agganciare con la Cicco, esce bene il portiere però. Monteforte scambia male con De Petris. Diciamo il Nettuno invece andrebbe a 6 punti, questo che comunque sarebbe un punto fondamentale per
per gli ospiti. Novara per Amadori, ancora scambia con Monteforte, chiude corrente, anzi no, non tocca, e fa laterale per l'Heracles. Bisognerà tenere d'occhio anche quelli che sono i risultati sugli altri campi, perché il Pomezia in questo momento, che con la vittoria del recupero è andata a 19 punti, sta giocando sul campo del Buenaonda, terzo in classifica. Altro risultato importante per capire gli sviluppi in questa fase di campionato. Colacicco si appoggia a Treia, ancora per Riso, chiude tutto Amadori, parte forte l'Heracles, vuole trovare subito in questo secondo tempo la via del gol. Intanto Colacicco controlla bene questo pallone, prova a girarsi, è calcio di rigore, fischia l'arbitro Di Girolamo. Dopo la protezione di questo pallone, Colacicco viene atterrato dal numero 15 De Petris, e questa è l'occasione giusta per sbloccare la gara e portarsi in vantaggio. Sul punto di battuta, manco a dirlo, il numero 10 Riso, che potrebbe segnare il suo settimo centro stagionale. Questo è il secondo rigore che batte, fondamentale momento della gara. Milani cerca di confondere Riso, parte in corsa, il suo destro, traversa, traversa di Daniele Riso, ed è rimessa dal fondo, anzi rimessa laterale, non si sblocca la gara. Errore che potrebbe pesare, devono trovare questo gol. Gara però bloccata, porta ipnotizzata per il Nettuno. L'Heracles sta offrendo un buon gioco, un buon calcio anche per i tifosi accorsi alla struttura di Marano. Intanto corrente ancora per Riso, si appoggia a Treia che tenta la conclusione, murata da Amadori, dicono mano ma Amadori protesta e l'arbitro infatti non concede questo fallo. Rimane fermo a 6 reti, allora Riso l'ultimo rigore lo aveva segnato contro Lido il Pirata, poi ha segnato anche su calcio da fermo contro il Pomezia su tiro libero. Intanto Colacicco punta De Petris, si appoggia a Treia, ancora per corrente Treia, chiude De Petris, Colacicco punta De Petris, non lo supera. Tanto anche oggi ottima e convincente prestazione di Colacicco, che infatti ha procurato anche il fallo da rigore. Corrente per Riso, tenta il mancino chiuso da De Petris, Riso, pallone pericoloso, intanto chiude ancora Monteforte, ripartenza Amadori, scambia con De Petris che viene chiuso poi da Treia. Palla, dice il signor Di Girolamo, riparte Treia, appoggia Riso, dentro per corrente che non arriva su questo pallone. De Petris intanto riparte ancora, bella la gara in questa fase, ci sono continue ripartenze da una parte e dall'altra. Guadagna un ottimo fallo Riso, commesso dal capitano Monteforte. Treia sul punto di battuta, entra il dirigente dell'Heracles per pulire il campo. Prima della punizione
Treia, ancora per Riso che tenta il tiro di punta murato da Novara. Al sesto di gioco del secondo tempo, ancora fermi sullo 0-0 dopo l'errore su calcio da rigore di Riso. Novara per Monteforte. Ancora fallo laterale per l'Heracles. Chiude De Petris, ancora Amadore. Tenta lo scavetto. Ripartenza Monteforte, chiuso poi da Michele Corrente. Ottimo intervento del numero 20. Riso perde questo pallone. Amadori ancora tunnel su Treia. L'arbitro non fischia fallo. Protestano i giocatori ospiti. Treia ancora per Riso. E ottiene un altro fallo. Il terzo. Al settimo di gioco. Addirittura ammonizione per De Petris. Numero 15, Christian, da non confondere con il 13, Leonardo De Petris, ancora non entrato in campo. Riso per Treia. Ancora Riso. Riceve Treia, Michele Corrente. Sale, taglia. Michele Corrente, Riso ancora con la cicco dentro, sbaglia la misura del passaggio. Entra intanto il numero 8, Moroder. Anzi, Moroder, al posto di Amadori. Riso, ancora per Michele Corrente. Scambia con Riso che tenta la conclusione di destro, murato da De Petris. Novara rischia, perde questo pallone con la cicco davanti alla porta, non trova il tempo di calciare, perde l'attimo giusto Antonio con la cicco, una potenziale occasione sfumata al nono di gioco. Ripartenza ancora, ottiene questo fallo Moroder, viene ammonito il numero 10, Daniele Riso. Seconda ammonizione del match, una per squadra. Novara, che ha toccato un'infinità di palloni. Ancora ripartenza, Michele Corrente. Perde l'attimo giusto anche Corrente. E ancora il no look di Colacicco. Intanto Riso punta l'uomo, tenta la conclusione di destro, chiama il fallo di mano, ma l'arbitro dice che non c'è stato il tocco di braccio. Ancora Monteforte, non fischia nulla l'arbitro, un po' di protesti in campo, fase confusa. Moroder controlla questo pallone, lo protegge, lo recupera Riso, ripartenza con la cicco che è da solo e ottiene il quarto fallo, altra ammonizione questa volta per Monteforte. Fase confusa e aggressiva della partita, ammonito numero 10 Monteforte, il capitano, che esce in questo momento per dar spazio a Moncada. Certo il Nettuno ha tutto da gestire, non ha niente da perdere, potremmo dire così, perché è una partita fuori casa con una testa di serie, quindi cercherà in tutti i modi di gestire, anche potremmo dire così, in questo modo la gara, in maniera confusionale, perché giustamente è il modo migliore per far innervosire i ragazzi di casa e farli giocare in maniera più frettolosa, che nonostante tutto hanno avuto molte occasioni. Intanto l'arbitro fischia anche questo fallo che è il quinto, e al decimo, anzi undicesimo minuto, ottenere 5 falli a favore. Una grande possibilità, perché da adesso in poi qualsiasi fallo subito dall'Heracles sarà tiro libero.
sul punto di battuta Antonio Colacicco. Tenta direttamente la conclusione, para Milani, intanto ripartenza dall'altra parte per il Nettuno. Addirittura Petrella ha rischiato di fare un grandissimo gol. Fase davvero accesa della partita. Ancora con la Cicco la conclusione, murata da Novara. Praticamente il Nettuno, a parte qualche ripartenza, non si è mai resa davvero pericolosa. È l'Heracles che sta gestendo la maggior parte dei palloni, senza trovare ancora però lo spazio giusto. Riso ancora, tenta la conclusione di Mancino. Chiama il time out. Ancora il Nettuno per rifiatare. Siamo fermi ancora sullo 0-0. Da segnalare la traversa colpita da Riso su calcio di rigore al terzo minuto del secondo tempo. 5 falli subiti dall'Heracles, quindi ogni fallo subito da adesso in poi sarà tiro libero. 1 il fallo subito dal Nettuno. Siamo al 13° del secondo tempo. In questo momento l'Heracles va a quota 15 punti. Importante sarà anche come detto, il risultato che maturerà dallo scontro tra Buenaonda e Pomezia. Pomezia, in caso di vittoria sul campo del Buenaonda, arriverebbe a 22 punti e eventualmente con questo pareggio il distacco sarebbe davvero cospicuo, ricordando che comunque c'è da recuperare un incontro per l'Heracles. Si riparte, chiude subito corrente il primo pallone rilanciato da Milani. Entra il numero 7 intanto Pace, perde questo pallone Novara, Iurimella lo controlla e subisce un fallo che l'arbitro però non fischia. Poteva essere il sesto fallo, ma dicono a Iuri i compagni: dovevi buttarti, ma non l'ha fatto, e quindi l'arbitro non ha voluto fischiare questa situazione di gioco. Iurimella controlla questo pallone. Treia per corrente, ancora per Treia, per Riso, tenta Di Mancino la conclusione che finisce direttamente in fallo laterale. L'arbitro dice che è fallo laterale a favore dell'Heracles, ma il pallone non era stato toccato da nessuno, e ammonisce anche il numero 4 Moncada per proteste, però mi verrebbe da dire in parti giuste, perché davvero nessuno aveva toccato il pallone. Probabilmente Corrente restituirà il pallone, ma Riso dice l'ha toccata il numero 7 Pace. Treia. Ancora bisogna ribattere perché l'arbitro sta riprendendo l'allenatore del Nettuno, Fabrizio Gentile, che sta riprendendo anche il capitano Monteforte. Intanto chiude Moncada bene e lancia questo pallone, chiuso ancora da Corrente. Moncada ancora per Novara, il pallone su cui arriva Moroder, pericoloso il tiro che però finisce sul fondo. Prima vera occasione del secondo tempo per il Nettuno. Treia per Zupino,
Ripartenza 2 contro 1. Novara e Moroder. Intanto Novara, la conclusione chiusa da Yuri Mella, ma che ripartenza del Nettuno. Splendida la giocata del numero 6. Si sta rendendo pericoloso in queste ultime azioni il Nettuno. Devono stare attenti i locali. Rischiano davvero di buttare via qualche punto e ripetere così lo stesso tipo di gara sofferta a Terracina. Entra intanto il capitano Valerio per dare una scossa ai suoi compagni. Ancora Mella per Valerio. Riso protegge questo pallone e ottiene una rimessa laterale. Devono cercare anche, dovremmo dire, in questo caso di subire qualche fallo. La conclusione intanto di Riso, di punta, bloccata in due tempi da Milani. Sta provando in tutti i modi Riso a sbloccare questa gara. Entra anche Supino. Cerca Riso che protegge questo pallone, viene chiuso da Amadori. Yuri protegge questo pallone e poi lo riperde. Prova a riconquistare il possesso ma commette fallo. Terzo fallo subito dal Nettuno. Sofferente Novara. Si scaldano per il minturno, ancora Michele Corrente uscito da poco. Intanto Pace prova a ripartire ma viene bloccato da Valerio. Sul tabellone della struttura di Marano ci sono segnali 6 falli a favore dell'Eracles, ma in realtà sono 5. Rimessa laterale ancora per il Nettuno. Si sono abbassati molto i ritmi dal quinto al quindicesimo. C'è stata molta confusione in campo. Amadori tenta la conclusione, murata da Valerio. Intanto ancora Yuri Mella si appoggia a Supino. Ancora Francesco Valerio. Riso. Riceve questo pallone, qualcuno deve andare alla conclusione. Riso riceve, protegge questo pallone ancora Valerio che dribbla Moncada, la conclusione di punta. Intanto c'è una ripartenza, Moncada che ottiene un altro fallo laterale. È evidente il tipo di gioco opposto fornito dalle squadre. Moncada per Novara che non controlla. Dicevo, l'Eracles quasi sempre era a metà campo avversaria a cercare lo spazio giusto per andare alla conclusione. Il Nettuno sfrutta solo ed esclusivamente le ripartenze, per il resto sta sempre chiusa in fase difensiva. E in effetti in due occasioni si è resa pericolosa proprio per due ripartenze. Supino. Valerio cerca Mella che non controlla bene ed è ancora rimessa laterale per il Nettuno. Mancano meno di 10 minuti.
davanti alla porta, palo, palo di Pace, grandissima occasione per il Nettuno che poteva portarsi in vantaggio e beffare così l'Heracles, che ha l'80% se non di più di possesso palla. Mella ancora per Supino, tacco per Mella che viene chiuso poi da Amadori. Grandissima occasione anche in questo caso per l'Heracles. Novara tenta il dribbling su Supino, appoggia questo pallone a Moncada. Moncada per Monteforte, il capitano che è rientrato. Novara, Moncada lungo, sbaglia come già aveva fatto nel primo tempo l'ennesimo pallone. Intanto time out chiamato da mister Magari per riprendere le energie giuste da mettere in campo in questi ultimi 8 minuti circa. Siamo entrati adesso nel 23esimo minuto. Ricordiamolo, siamo fermi sullo 0-0. Pesante fino a questo momento l'errore sul dischetto da parte di Daniele Riso, che comunque sta fornendo una buona prestazione, ma il muro di Nettuno fino a questo momento non è ancora caduto. Da segnalare però anche le tre occasioni dei ragazzi ospiti. Nell'ultima il numero 7 Pace ha colpito il palo a tu per tu con Petrella, che aveva chiuso comunque bene lo spazio della sua area. Si riprende, intanto si rientra in campo Petrella per Treia che scambia con Supino. Ancora Riso per Colacicco che ottiene un fallo laterale. Ancora Riso per Treia. Treia, Supino, Colacicco. Ancora Supino, si alza nuovamente l'Heracles, non controlla bene questo pallone Supino, si alza numero 4 Moncada. Supino intanto rischia questo pallone per Colacicco, dentro per Treia. Riso potrebbe andare addirittura alla conclusione, no, scambia con Supino, dentro il pallone per Riso che di testa devia ma finisce sul fondo. Ottima la trama di passaggi di Riso e Supino, Colacicco e Treia. Si scalda anche Cordatore a bordo campo. Moncada per Novara, lungo per Amadori che aveva fatto il movimento opposto. Entra di nuovo corrente al posto di Supino. Ancora Michele Corrente per Treia. Colacicco riceve e si abbassa. Riceve nuovamente Corrente. Riso vuole andare alla conclusione, sbaglia, concede la ripartenza. Amadori, il dribbling, tacco per Novara, il mancino murato da Riso. Palla di Moncada ancora per Amadori, il dribbling. L'arbitro dice che non c'è fallo, ma il Nettuno è vivo. Ancora per terra Amadori, ha subito colpo cadendo sul parquet. Da capire se l'arbitro ha fischiato fallo a favore del Nettuno. Sì. Non si capisce se è fallo o rimessa laterale.
perché in questo caso sarebbe il quarto fallo subito da Nettuno. No, non era fallo, semplice rimessa laterale. Moncada per Novara, che va lungo e sbaglia la misura del passaggio. Riso riceve questo pallone da Petrella. Treia ancora per Colacicco, che si muove bene, si appoggia ancora a Treia. Perde un tempo di gioco Treia e deve abbassarsi nuovamente. Michele Corrente. Chiude tutto Novara. Michele Corrente sul punto di battuta. Allora Treia, controlla Riso. Ancora Corrente. Colacicco. Si riparte dal fondo da Petrella. Treia controlla questo pallone ancora per Riso, che scambia con Colacicco. Protegge bene questo pallone, chiede il fallo ma l'arbitro non fischia e concede la rimessa laterale al Nettuno. Ci sono proteste vive in campo. Ancora la rimessa laterale battuta da Moncada. Quando siamo al 28esimo, manca davvero poco. Gara ferma sullo 0-0, nonostante diverse occasioni da una parte e dall'altra. Treia per Riso. Tenta addirittura la conclusione, chiusa da Moncada. Lo scambio concorrente murato dal capitano Monteforte. Si chiudono davvero bene, ottima la fase difensiva del Nettuno. Tenta addirittura la ripartenza, troppo lungo il pallone però di Milani, finisce direttamente tra le braccia di Petrella e si riparte subito. Corrente ancora per Colacicca, intanto un'altra ripartenza. Novara dentro per Moroder che non arriva sul pallone. Si sono allungate le squadre. Entrambe cercano il gol della vittoria. Intanto Treia tenta la conclusione di testa. Colacicco non riesce a indirizzare questo pallone troppo forte. Pallone lungo di De Petris. Manca poco, entra infatti Yuri Mella al posto di Ruben Treia per trovare il gol vittoria. Colacicco ancora si lamenta per questo fallo non subito e poi entra a gamba tesa su Novara e viene ammonito, ma sembrava esserci un fallo subito da Antonio Colacicco, l'arbitro che dopo aver fischiato 5 falli nei primi 10 minuti a favore dell'Heracles poi non ha fischiato più nulla, ma in qualche occasione mi verrebbe da dire che ha sbagliato. Che altrimenti non avrebbe dovuto concedere tutti quei falli anche nella prima fase di gioco. Sono gli stessi identici falli commessi nei primi minuti del secondo tempo. Amadori protegge questo pallone. La conclusione di Monteforte che finisce sul fondo. Corrente. Ancora per Colacicco. Intanto 4 sono i falli subiti dal Nettuno, quindi attenti anche in fase contraria. Intanto Amadori riparte davanti a Petrella, la conclusione si fa trovare pronto, sempre sveglio e attento Petrella. Stanno rischiando di subire un gol beffa negli ultimi minuti della partita. Ma anche Moncada intanto
Anche Michele Corrente ha sbilanciato Amadori, non gli ha permesso di calciare bene. Intanto rimessa laterale ancora per l'Heracles. Corrente, Riso, Mella, Riso, la conclusione parata da Milani. Calcio d'angolo per una delle ultime occasioni, siamo entrati nel 32esimo. La conclusione di Colascicco murata da Monteforte. Si dovrebbe giocare per un altro minuto. Michele Corrente, ancora per Colascicco. Lo punta il Macino, ancora murato da Milani. Ancora Michele Corrente, eccolo! Il sesto fallo subito dall'Heracles ed è tiro libero. E proprio su questa azione potrebbe spegnersi la partita. A Antonio Colascicco sul suo destro l'occasione di portare in vantaggio la sua squadra dopo l'errore di Riso. Vediamo in quest'ultimo frangente se riuscirà a sbloccarsi la squadra di casa. Antonio Colascicco, l'uomo che ha agguantato il pareggio contro il Pomezia, la sua rincorsa, il destro e il gol di Antonio Colascicco nel parte finale della gara. Antonio Colascicco trova il gol del vantaggio, è 1-0 dopo che per 60 minuti hanno cercato la via del gol. Trovano nei piedi di Colascicco la possibilità di portare a casa questi 3 punti. Intanto esce Mella, entra Treia per riequilibrare l'attacco e la difesa. Intanto il Lettuno cercherà il tutto per tutto. Moncada dentro, chiude Treia, Colascicco, la conclusione che finisce a fil di palo, addirittura poteva siglare la doppietta. Il Lettuno gioca col portiere in campo. Che partita! Con questi 3 punti fondamentali l'Heracles riaggancerebbe ancora il Pomezia. E con il recupero finisce così! Vittoria fondamentale! 1-0, l'Heracles batte l'El Lettuno con un gol all'ultimo respiro sul tiro libero di Antonio Colascicco. Un ringraziamento a Tiziana Palombi per le riprese, chi vi parla è Francesco Di Luna. L'appuntamento è sul parquet per l'intervista. Siamo con Petrella e Napolitano, quest'oggi è una partita davvero sofferta, ma negli ultimi minuti avete trovato il gol vittoria. Quanto conta davvero questo risultato per voi oggi? Beh, una vittoria era un risultato che ci mancava da un po' di tempo, veniamo da 2 pareggi consecutivi, quindi sicuramente è stato un risultato importante. Poi averlo ottenuto all'ultimo respiro dà ancora più carica per le prossime partite. La lotta con il Pomezia è ancora aperta, nel recupero ha vinto 10-1 con il Pontinia, voi dovete ancora andare ad Aprilia. Come insomma lavorerete questi giorni per accorciare nuovamente le distanze? Allora, innanzitutto dobbiamo cercare di recuperare i piccoli infortuni che abbiamo avuto in questo periodo, che è stato un periodo duro, e anche per questo oggi la partita è stata più dura del previsto. E ora cerchiamo di recuperare e affronteremo ciò che dovremo affrontare con maggiore serenità possibile. Oggi un altro clean sheet, una vittoria per 1-0. Quanto è importante la vostra difesa, dato che ogni sabato ci stupite, in fase difensiva concedete davvero poco a parte qualche ripartenza? Beh, siamo adesso la miglior difesa di tutti e 4 i gironi, quindi sicuramente un punto di forza. In tutti i campionati la miglior difesa è quella che ottiene sempre grandi risultati, quindi è fondamentale continuare ad avere questa compattezza difensiva, perché poi in attacco comunque riusciamo in un modo o nell'altro a segnare almeno un gol. Quindi la miglior difesa è la nostra forza e lo è da diverso tempo.
La vostra forza è anche sicuramente il gruppo, infatti siete un gruppo davvero compatto. Quanto è importante per voi lo spogliatoio? Lo spogliatoio è tutto, per cercare di vincere un campionato deve essere la prima cosa, poi il resto è importante ma viene dopo, secondo me. Siamo con il direttore sportivo del Nettuno, Caponi. Insomma, quali sono le impressioni dopo questa partita sofferta dall'L Nettuno che solo negli ultimi istanti del match ha concesso il gol fondamentale invece per l'Heracles per questa vittoria per 1-0? Sì, diciamo perdere così brucia ancora di più, perché dopo una partita giocata con grossa intensità su un campo così difficile come sapevamo già, e perdere così all'ultimo minuto la nostra disattenzione brucia tanto. Perché comunque ecco, a pochi minuti dalla fine della partita ci speravamo di ottenere almeno un punto, invece è andata male, abbiamo sbagliato e loro sono stati bravi a punirci. Nelle prossime due partite ci sarà il recupero con il Sport Country Club e poi la partita con il Città di Pontinia, saranno sicuramente due partite importanti per voi per ottenere qualche punto e uscire fuori dalla zona dei play-out. Sì, sicuramente, dobbiamo sfruttare questo doppio turno per rifarci e per muovere la classifica, perché comunque veniamo da un periodo non tanto positivo e quindi a maggior ragione dal risultato di oggi cerchiamo subito di rialzarci e già da martedì a recupero e riuscire a prendere questi tre punti.